cordiale saluto, gentili ascoltatori, dall'Allianz Stadium di Torino, un cordiale saluto da Stefano Tallia e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Davide Cirimele ed Emanuele Mastella sono pronti a raccontarvi il posticipo della 31esima giornata del campionato di calcio di Serie A. E Juventus-Napoli è una classica del nostro calcio e vale molto per la formazione di Luciano Spalletti, che potrebbe mettere forse il tassello definitivo prima dei festeggiamenti tra un paio di settimane. Magari azzardiamo un'ipotesi per la conquista dello scudetto. Allegri e Spalletti che si salutano in questo momento proprio all'ingresso delle squadre sul terreno di gioco per la Juventus, che sembra dover affrontare, almeno questa è l'impressione, la fase più importante della sua stagione, di questa veramente complicatissima stagione, con due semifinali, quella di Coppa Italia e quella di Europa League, e poi con ciò che dovrà accadere fuori dal terreno di gioco. Locatelli che sventaglia verso l'estremo settore di destra con un lungo lancio di 40 metri, addormenta il pallone sull'interno adesso quadrato, punta agli avversari, passo doble, palla sul sinistro, parte la conclusione con i pugni Meret, poi allontana Di Lorenzo, recupera il pallone, lo stesso quadrato da destra, fa una finta, ancora un doppio passo, lo scarico a ritroso per Locatelli che va attraverso di mezzo pericoloso, Kim che interviene di testa, mette il pallone sul fondo e quindi calcio d'angolo, la Juventus che spinge. Poi vediamo ancora quadrato cercare il dribbling e servire proprio Metti, triangolazione con Rabiot in area rigore, Rabiot, il cross che attraversa tutto lo specchio della porta, finisce sul fondo, non ci può arrivare Kostic, sfera in fallo laterale, altra azione pericolosa della Juve. Il Ciocchi Lozano va alla cross, il colpo di testa di Locatelli che anticipa proprio Di Lorenzo, il pallone recuperato ancora dallo Bocca sulla corsia di sinistra, gli sradica il pallone dai piedi, ancora Kostic che va in mezzo da Milik, non dosando però il suo interno sinistro, altra opportunità ghiottissima, potenzialmente ghiottissima per la Juve, sprecata, divorata dal sinistro, in questo caso assai poco educato di Kostic. Lozano sulla corsia larga, dribbling a rientrare, i danni di Nanilo, cross dalla parte opposta, Kvaratskhelia al limite, addormenta la sfera sull'interno adesso, punta quadrato, poi una sersata, la palla sul sinistro, il tiro centrale, la parata a terra di Wojciech Szczęsny, eccolo qui. Qui c'ha Kvaratskhelia nelle sue giocate funamboliche, questa volta però il sinistro non gli è partito con la consueta ferocia. Kvaratskhelia all'altezza dei 25 metri, Kvaratskhelia carica al destro, il tiro che parte, il pallone che finisce non distantissimo rispetto all'incrocio dei pali alla destra di Szczęsny, c'è Kvaratskhelia che come di consueto va a puntare quadrato, con raddoppio di marcatore di Locatelli, si accentra Kvaratskhelia, esplode il destro che rimbalza sul piede di Osimhen, si gira Osimhen, la sua conclusione ancora murata in corner da un giocatore della Juve, si trattava, se non andiamo errati, di Rugani, tiro dalla bandierina in favore del Napoli, 19esimo sul cronometro, ancora 0-0. Emmas prova una giravolta ai danni di Rabiot, scambia con Anguissa, sempre Emmas con il francese, prova ad andarsene il numero 7 al vertice dell'area di rigore, va in area, il colpo di tacco di Lorenzo, ancora per Emmas, dribbling in area, Osimhen prova la conclusione dopo aver sfondato il muro difensivo bianconero, sfiora il montante, c'è stata anche una deviazione, ci sarà il calcio d'angolo in favore del Napoli, brivido nell'area di rigore della Juventus per questa azione di Victor Osimhen, di Emmas e di Di Lorenzo, che hanno, come dire, intensificato il palleggio nei 16 metri bianconeri e sono andati alla conclusione ancora con Osimhen, deviata, è andata a lambire il palo con Szczęsny fuori causa, questa volta Zielinski a destra, entrando nel piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta della Juventus, la rincorsa del numero 20 del Napoli, il pallone in area, Osimhen colpisce d'incorna violentemente ma centrale con la parata a terra di Wojciech Szczęsny, altra opportunità per il Napoli. Il Napoli che attacca a destra con Di Lorenzo, prova l'imbucata per Osimhen che la gira, pallone alto sulla traversa, opportunità per il Napoli, questa volta Gatti si era lasciato bruciare dallo scatto di Victor Osimhen che era andato incontro al pallone sull'invito del proprio capitano all'interno della sua area di rigore, posizione regolarissima di Osimhen che dal vertice sinistro dell'area piccola del Napoli ha girato un pallone di collo piano mandandolo a superare la traversa di Wojciech Szczęsny, avrebbe dovuto forse angolare di più il tiro e ovviamente tenerlo più basso. Attacca Emas che poi stringe verso il centro, all'altezza dei 25 metri, in orizzontale c'è Zielinski, ricevuto il pallone al polacco, Kvaratskhelia di prima, Emas sempre molto centralmente posizionato, il destro, il pallone che finisce sul fondo, ora però le conclusioni del Napoli si fanno continue verso la porta di Wojciech Szczęsny. Corner con quadrato a destra, il pallone molto alto in area di rigore, Gatti che lo colpisce, prova a girarlo, se non andiamo errati Rugani, ma la sfera in rovescio
rovesciata, finisce molto alta sulla traversa della porta difesa da Meret. Ci ha provato la Juventus su palle native, è riuscita grazie all'elevazione di Gatti, alla tentativa di un'acrobazia di Rugani ad insidiare la porta del Napoli, ma la traiettoria della rovesciata del numero 24 della Juve non è stata assolutamente precisa. Mentre attenzione, sbaglia Anghissà, Fagioli, Anghissà che recupera poi la palla in area di rigore con una conclusione con il sinistro ad opera di Milik, con il pallone che finisce sul fondo. Ma anche qui errore dei giocatori del Napoli, eccesso di confidenza di Anghissà che stava veramente per combinarla grossa, poi è riuscito ad anticipare Fagioli proprio mentre il numero 44 cercava la conclusione in porta. Si è aggiustato il pallone con il sinistro Milik, più rapido, più reattivo di tutti, ad impossessarsi di quella traiettoria vagante, scaricando però una traiettoria molto distante rispetto al montante sinistro di Meret. Questa è una partita che può decidersi su un episodio così. Remas al limite dell'area, viene attaccato da due uomini, lo bocca, perde palla, non c'è fallo ai suoi danni, c'è il contropiede della Juve, è praticamente Di Maria, è da solo in area di rigore. Di Maria, Di Maria, Di Maria, la sterzata Di Maria, il sinistro, la deviazione, rete, ha segnato la Juventus esattamente al minuto 37 nel corso del secondo tempo. La Juventus è passata in vantaggio con Angel e il fideo Di Maria dopo un'azione personale. Il Napoli sbilanciatissimo in avanti con una palla persa da Lobocca al limite dell'area di rigore della Juventus, innescato il contropiede in campo aperto. Di Maria ha evitato un avversario, ha sterzato con il sinistro, ha battuto, c'è stato anche un tocco di un difensore del Napoli, il pallone che è finito imparabile alle spalle di Meret. La Juventus è in vantaggio per 1-0. Siamo al 38esimo minuto, adesso evidentemente c'è un VAR, c'è un checking per verificare se quel fallo ai danni di Lobocca è stato effettivamente tale o se l'arbitro ha deciso bene. Vediamo cosa decide l'arbitro. Intervento ad opera di Milik con la gamba tesa, si va al VAR, l'arbitro va a vederlo, va a verificare cosa è accaduto. Questo è molto difficile però, cioè, prima il contatto col piede destro di Lobocca, poi col pallone. Questa è molto complicata, gentili ascoltatori. Io credo che in queste occasioni sia molto difficile, molto molto difficile, anche all'altezza delle panchine. Ora c'è tantissima agitazione, Allegri che se la prende con il secondo del Napoli, così almeno sembra. C'è un signore che facendo non è successo niente, c'è l'arbitro che ha visto tutto e vediamo cosa decide. Insomma, è un momento di grande agitazione, obiettivamente da una decisione molto molto complicata. L'arbitro sembra averla presa, noi non sappiamo qual è, perché è fatica ad allontanare panchinari e giocatori dal limite dell'area. No, calcio di punizione in favore del Napoli. Il gol è stato quindi annullato dal VAR per questo intervento ai danni di Lobotka. Rugani che va a sinistra da Chiesa, riesce a far filtrare il pallone Federico Chiesa per Rabiot dalla posizione di mezzo sinistro, chiede palla a Vlahovic, arriva Chiesa da sinistra, ora va ad allungarsi la sfera, se la trascina fuori, poi segna Vlahovic, ma il pallone era finito sul fondo e quindi l'arbitro ha immediatamente annullato il gol per concedere la rimessa ai giocatori del Napoli. L'abbiamo vista noi da qui, magari il pallone però non era completamente uscito. Io credo sia giusto anche questa andarla a rivedere, perché comunque è un'azione degna di essere così vivisezionata al VAR. L'impressione che Chiesa, andando in anticipo su Kim, si sia allungato la palla, sì, che era finita fuori dal campo. Adesso ci sarà la semplice rimessa al fondo in favore del Napoli. Locatelli in mezzo al campo in cabina di regia, sempre a destra per Fagioli che si è spostato a quel lato del campo, il lancio per Quadrado deviato, mette in movimento il colombiano che prova ad andarsene, cade a terra Quadrado. Vediamo cosa succede nel contrasto con un avversario, non so se ci sia stato contatto o se sia caduto da solo Quadrado dopo aver provato il colpo di tacco. Fatto sta che il Napoli è già dalla parte opposta con Zielinski in mezzo a tre, prova ad andarsene, ci riesce il numero 20 polacco, va da Osimhen, lo scambio tra i due, Osimhen, si allunga il pallone, esce Szczęsny e riesce a placare la furia del numero 9 respingendo corto, anche sa Raspadori, grande opportunità per il Napoli, le squadre si sono allungate, ora fioccano le chance da rete da una parte e dall'altra. 47 minuti e 50 secondi, c'è Zielinski in possesso di palla, al limite, dribbling, si va a destra da Emas, parte il cross, secondo palo, Raspadori, sinistro,
ha segnato il Napoli! 48esimo minuto! Il tocco, la stoccata è quella del numero 81, è quella di Raspadori che ha scaraventato il pallone in porta dopo il cross di Emma dal secondo palo, si è avvitato. L'ex del Sassuolo ha colpito il pallone al cuore, la Juventus al cuore e anche forse il campionato al cuore, per la gioia dei tifosi del Napoli che sono tantissimi e che fanno festa sulle tribune dell'Allianz Stadium di Torino. Il gol di Giacomino, Jack Raspadori, come si diceva un tempo allo stadio di Bologna con Giacomino Bulgarelli. Spazzola Giacomino e lui ha spazzolato il pallone e lui l'ha messo alle spalle del portiere della Juventus Szczęsny, mentre ci sono, diciamo così, piccole risse che si accendono in campo. Cross da destra, sinistra, Raspadori al volo, la tocca semplicemente Szczęsny mentre è iniziato a piovere su Torino, pallone che gli passa in mezzo alle gambe e termina in porta. Ha segnato il Napoli, ha segnato Jack Raspadori, che poi è andato ad esultare all'attesa della sua panchina che è schizzata in campo al momento della rete. L'idea di Luciano Spalletti, quella di inserire Raspadori al posto di Caraschellia, da chi è arrivato il gol proprio dall'81. È proprio così, è come dire la vittoria della scelta di Luciano Spalletti. Dobbiamo dire però che Raspadori ha potuto colpire questo pallone del tutto indisturbato, poco oltre il vertice dell'area piccola, distrazione quindi della difesa bianconera. Del resto siamo ormai al quarto minuto di recupero, le energie sono quelle che sono e probabilmente la Juve, una Juve innervosita dal gol annullato a Di Maria, ha perso anche concentrazione, mentre prima invece possiamo dire che non vi era assolutamente nulla nell'azione nella quale Cuadrado aveva reclamato il calcio di rigore, era scivolato l'esterno bianconero, anche perché come diceva Francesco Repice su Torino ha iniziato a piovere copiosamente e quindi anche il fondo dello stadio è diventato viscido. Il Napoli in vantaggio per 1-0, il gol al 48esimo è arrivato da Giacomino, Jack Raspadori, è proprio lui, Emiliano, è riuscito a mettere il pallone in porta con un sinistro chirurgico alle spalle di Bojan Szczęsny dopo l'azione insistita del Napoli, dopo che la Juve ha creato opportunità importanti, in particolare in contropiede con Cuadrado che si è lasciato ingolosire dal tentativo di dribbling acrobatico con la inutile rincorsa del pallone. I giocatori di Luciano Spalletti in panchina, tutti in piedi, sanno che questo può essere il gol di un sogno inseguito per tantissime giornate, sanno che questo può essere il gol che decide il campionato, sanno che questo può essere la medicina migliore, proprio questo gol di Raspadori, per mettersi alle spalle la delusione dell'eliminazione in Coppa dei Campioni patita dal Milan. Calcio di punizione in favore della Juve, una delle ultime opportunità per la formazione bianconera per cercare di raggiungere la rete delle pari, ma è una buona opportunità visto che il pallone è stato sistemato dal direttore di gara circa 7-8 metri fuori dall'area di rigore della formazione ospite verso il settore di destra. Ora noi parliamo forte perché non vorremmo nemmeno che gli ascoltatori potessero sentire certi cori che si alzano e che sono veramente indegni. E allora il cross in mezzo di Di Maria, teso verso però la linea di fondo, hanno provato i giocatori della Juve a impattare su questa traiettoria impressa alla sfera dalla Fideo Di Maria, che però si è persa oltre il perimetro di gioco e quindi sul fondo, rimessa in favore del Napoli, 53-15 sul cronometro, il Napoli in vantaggio per 1-0, per la rete, messa a segno in pieno recupero da Giacomino, Jack Raspadori che aveva preso da pochissimo tempo il posto di Ficia Caraschelia. Potrebbe essere questo il gol che corona il sogno più importante, il sogno del tricolore per la squadra di Luciano Spalletti, che ospiterà sabato prossimo alle ore 15 al Diego Armando Maradona la Salernitana di Paolo Sosa. È finita! Il Napoli ha battuto la Juventus per 1-0 all'Allianz Stadium di Torino. Possono far festa ora i tifosi della formazione capolista, sventolando i loro vessilli azzurri nel cielo di Torino. Fa festa il Napoli di Luciano Spalletti, fa festa Victor Osimhen che toglie la maschera e corre incontro allo spicchio di stadium occupato dai sostenitori della capolista, che ballano fuori dal campo nelle gradinate all'interno
all'interno del campo, ballano e saltano anche gli uomini di Luciano Spalletti. È stata una partita magari non bellissima, gentili ascoltatori, ma è stata una partita in cui entrambe le squadre hanno cercato proprio nella finale la vittoria. A trovarla è stato il Napoli, la vittoria del Napoli per 1-0, la festa dei giocatori di Luciano Spalletti. Eh sì, il Napoli oggi si è cucito un altro pezzo, un bel pezzo di scudetto sul petto. L'ho fatto, possiamo dire, meritatamente, perché dopo un primo tempo piuttosto inconcludente, durante il quale gli uomini di Spalletti avevano manovrato molto, ma erano riusciti poche volte a essere pericolosi, praticamente mai a essere pericolosi dalle parti di Scezzi, in realtà nella ripresa sono, come dire, hanno creato molti più pericoli, si sono portati più volte, hanno impegnato Scezzi con Caraschelia. Mi sento di poter dire che la partita l'ha vinta Luciano Spalletti nei cambi, perché è chiaro che l'ingresso di Elmas sulla destra ha dato maggior freschezza, maggior brillantezza all'attacco partenopeo, quando sembrava essere arrivato un certo appannamento. E poi la scelta di Raspadori è entrato in campo 6 minuti prima del gol che ha deciso questa partita per la Juve. Lo avevamo detto all'inizio e lo diceva anche le scelte di turnover fatte da Massimiliano Allegri, probabilmente gli impegni più importanti sono quelli di Coppa, a partire dalla semifinale di San Siro di mercoledì sera. A me, gentili ascoltatori, non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Davide Cirimele e Emanuele Montella, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Stefano Tallia, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Napoli ha battuto la Juventus a Torino per 1-0 grazie alla rete nel finale di Jack Raspadori. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.